Il mare calmo e limpido del solarmio di Piazza Europa è stato il perfetto sfondo naturale per l'apertura ufficiale della stagione estiva balneare. Un fatto concreto per Catania, dice Stancanelli, ma soprattutto doveroso visto che siamo una città di mare che deve riprendersi il suo spazio. È il risultato di una programmazione concreta che insieme all'assessore Pesce abbiamo avviato nei mesi scorsi e realizza con poche risorse ma che permette ai catanesi di godere da giugno a ottobre del nostro sole e del nostro mare. Abbiamo sentito chi vive e usufruisce in prima persona le strutture messe a disposizione. Non tutto va bene. Rispetto allo scorso anno credo che sia un po' più ristretto. L'unica cosa di buono sono le discese. Diciamo che sono in alto mare le scalette a far sì che si possa scendere. Lo scorso anno erano troppo pericolose. Hanno aperto un po' di ritardo il solarium. È una comodità per chi abita qua vicino in zona. Quando dovrebbe aprire per lei un solarium? Il primo di giugno. La cosa importante è che ci deve essere un chiosco come tutti gli altri anni. C'è ancora qualche cosa, qualche tubo che esce, qualche cosa che si deve limare, tubi che sono pericolosissimi. Cioè, forse ancora non è stato collaudato, ecco perché ancora mancano determinate cose. Nonostante tutto vedo che è proprio già pienissimo questo solare. Sì, ma eravamo talmente desiderosi che si aprisse che siamo tutti qua. Ma siamo ancora a giugno. C'è tempo per intervenire e per risolvere quei problemi che puntualmente si ripresentano ogni anno.